là un paio di cose che volevo dire. Una è questa, probabilmente lo smalto è stato inventato, si è riusciti a riprodurre proprio cercando l'effetto dell'oro alchemico per andare a fare dei miscugli. A un certo punto intorno ai fuochi hanno scoperto queste paste strane che, andando a metterle sul rame, mescolandole col rame e col bronzo, hanno cercato di ottenere, e sono accorti che era meglio fermarsi a mettere sul bronzo prima e sul rame dopo delle gocce di questo smalto. Un'altra cosa, la corona ferrea è chiamata così perché si pensa che ci sia il chiodo, uno dei chiodi di Gesù all'interno, quindi in realtà è un anello di argento oggi. Se a suo tempo c'era, se lo sono fregati, qualche frate, qualche scuola, non lo so. Purtroppo è così, no? Vi leggo le ultime parole, Giuseppe, vi leggo le ultime sue parole, perché io ho chiuso il discorso finalizzandolo con le mie, però come ho aperto con le sue, è giusto chiudere con le sue. E lui dice proprio qual è il suo scopo nell'operare, e ve lo dico con le sue parole, che sono molto più sintetiche delle mie, che non ho il dono della sintesi. Lui dice: il mio obiettivo è presentare al mio pubblico un intero immenso mondo. E poi, sospendo un attimo, è come se si sdoppiasse, è come se l'artista Oleschi parlasse all'uomo Oleschi, gli spiegasse cosa sta facendo, come se un dialogo interiore, no? E dice: tu devi... tu non devi guardare in profondità dentro ogni elemento, dentro ogni singolo ornamento. La cosa più importante in arte è il mood, il modo, è lo spirito con cui la fai. Tu puoi dipingere al 100% la storia dell'Ucraina senza guardare dentro il costume della società, che magari puoi aver letto in un libro, ma questa generalizzazione, questa esagerazione della storia comunque tirerà fuori la verità. Tu devi creare un'opera d'arte che le persone guarderebbero nel futuro, sarebbero contenti di guardare nel futuro. Tu devi cambiare, ma lasciare intatta l'alta qualità, inalterata l'alta qualità. Tu devi creare un monumento della moderna vita, ricco e meraviglioso. Questo lavoro è il lavoro che avrebbero voluto guardare i nostri antenati, 100-200 anni fa. Tu devi creare veramente una grande opera d'arte. E la curatrice di questo catalogo aggiunge: costantemente pensando al futuro, quindi il passato e il presente, ma non escluso il futuro, Oleschi Kovacs crea i suoi smalti legando insieme barocco e Art Nouveau, gli elementi del barocco e dell'Art Nouveau, con un lucente smalto che è quello della modernità, audacemente legando l'interpretazione della contemporaneità ai motivi della storia. Quindi si capisce che è vero che un uomo che ha ben presente il passato lo rivive nel presente, ma non è dimentico della dimensione in cui vive e della prospettiva con la quale i suoi lavori verranno guardati. E questo forse chiude meglio il cerchio rispetto a quanto non abbia fatto io con le mie parole. Grazie. Di far domande, fatele un po' in fretta, perché di là ci aspetta buffet e ci aspetta anche una un'esibizione di chitarra e voce, e alla fine anche una, abbiamo saputo l'ultimo momento, l'esibizione del maestro non mi ricordo mai il nome, che si fabbrica gli strumenti antichi con le sue mani farà un'esibizione per far capire come suonano questi strumenti. Quindi guadagnate sui tempi, perché se no si fa tardi, sono 6:20, rischiate di non trovare niente al buffet o... Se possibile il mio piccolo intervento, contributo al maestro, qui, parlo qui. Sì, prego. 33 minuti, niente. Lì invece non vorrei sovrappormi agli altri. Ecco, se parte lo strumento, poi se parte il maestro che vuole. È un... vediamo il nome del...
lo usavano gli tipi da Siri, da Tunesi. Molto probabilmente qualcuno avrà anche adottato questo tipo di espressione artistica che è la raccatura per la rosetta, perché la rosetta è una cosa. La rosetta è una cosa importante, perché è colei che comunica con chiarezza con chi vive nella spiritualità e quindi comunica le sofferenze degli uomini. E allora questa rosetta molto probabilmente era munita di queste preziosità che può essere oro, può essere argento, può essere la punta della casina. E io adesso vi faccio sentire i suoni che appunto una volta venivano sentiti. E questo, così dico, la prima volta che ti incontro, però molto probabilmente meriti di essere sommerso da note musicali. Grazie.